E ancora di criminalità in qualche modo parliamo, un docufilm innovativo, severo ma giusto potremmo dire, quello del regista Francesco Millonzi, ispirato ad una celebre frase, un tema di vita, articolo 3 della Costituzione, la legge è uguale per tutti, punto interrogativo. Noi ve lo raccontiamo in questo modo. E ci ha creati tutti, siamo tutti figli suoi, nella sua mente, nel suo cuore ci ama tutti in maniera piena. Siamo disuguali perché egli ci fa non a stampo, ma ognuno con la sua singolarità, con la sua individualità, con la sua personalità. Un film importante con tanti personaggi importanti, scritto ed ideato dal regista Francesco Millonzi e dal già presidente del GIP Tribunale di Catania, procuratore della Repubblica, dottor Nunzio Sarpietro. Dopo il grande successo mediatico, in ordine di ascolti delle TV regionali sparse in tutta Italia, del docufilm dal titolo Mafia e Religione, in questi giorni è uscito il nuovo film del regista Millonzi dal titolo Articolo 3 Costituzione, la legge è uguale per tutti. Alla realizzazione del film hanno collaborato la segretaria di produzione, dottoressa Lea Bilello, e l'aggiunto regista Fabrizio D'Amico. Lo scopo del docufilm è quello di portare un contributo, anche modesto, ad un tema complesso che ha richiamato l'attenzione nei secoli di giuristi, politici, filosofi e comuni cittadini. Questi ultimi soprattutto avvertono l'importanza dell'eguaglianza davanti alla legge come utenti del sistema giustizia, che negli ultimi anni ha dato segnali di cedimento e di profonda crisi istituzionale. Io l'ho sempre pensato che la Costituzione si fosse dissolta. La scritta che campeggia in ogni aula di giustizia, la legge uguale per tutti, non di rado rappresenta un'aspirazione sterile e non del tutto credibile. Lo Stato deve essere garante affinché l'eguaglianza davanti alla legge sia garantita a tutti in termini sostanziali e non solo genericamente propositivi e formali. Quindi, se noi pensiamo che ci sono delle lobby o dei grossi gruppi di potere che influenzano il sistema parlamentare, vediamo già che alcune leggi sono magari squilibrate verso alcuni potentati rispetto che ad altri. Ma dove si avverte di più il problema della disuguaglianza è nel momento applicativo della legge, cioè nel momento in cui interviene l'azione dell'ordine giudiziario. È proprio in questa fase che il cittadino, utente del sistema giudiziario, si sente sempre meno tutelato tra le lungaggini delle decisioni, i contrasti giurisprudenziali e il non facile accesso ad un livello di assistenza legale adeguato. Io da quando faccio il giudice ho sempre cercato di rispettare questo principio, che tutto sommato è un'aspirazione, ma non è una certezza. In effetti, formalmente tale tutela è assicurata a tutti, ma nella sostanza non sempre si pone in termini di buona qualità, a tutto vantaggio del prepotente di turno, del ricco che si può permettere di pagare i migliori avvocati. Il docufilm, attraverso diverse testimonianze, si prefigge lo scopo di sollevare il problema e di indicare sommessamente, con onesta volontà costruttiva, un percorso orientato verso un tentativo di soluzione della complessa questione, non solo da un angolo di visuale prettamente giuridico, politico, ma anche sotto un aspetto etico e religioso. Detto in soldoni, non importa se tu nasci a Palermo o a Bologna, non importa se tu nasci figlio di un notaio oppure figlio di un sindacalista o di un carpentiere, tu, in quanto essere umano, e in Italia, in quanto cittadino della Repubblica Italiana, devi essere sempre tutelato nella tua fondamentale dignità, a patto che ti comporti bene. Nel film si mette a confronto la storia con la realtà di oggi in materia di uguaglianza, dei diritti e giustizia umana, nel dimostrare che poco probabilmente è cambiato. Quando ognuno avrà avuto il suo, allora il cuore di ognuno è nella pace
perché l'equilibrio sarà ricostituito perfettamente e dunque l'ordine, l'armonia, il cosmos, l'armonia totale sarà ricostituita.